Buongiorno a tutti, io sono Gilberto Gregoris, Operations Manager di NTF Drone e nelle pitch di oggi vi illustrerò quelle che sono le nostre attività. NTF Drone è la divisione tecnologica dedicata ai servizi UAS di NTF Milano. Noi ci occupiamo di rilievi, ispezioni ed attività di monitoraggio con l'utilizzo di droni industriali nel settore civile, industriale ed agricolo. Per le attività utilizziamo il drone DJI Matrice 300 RTK, il nuovo drone industriale nel quale sono integrate le diverse tecnologie di Industria 4.0. E a seconda poi della tipologia di attività che andremo a svolgere, il drone sarà dotato di appositi sensori radar, digitali, multispettrali e termici radiometrici, come ad esempio l'L1, l'H20T oppure la Mica Sense Altum. I nostri servizi riguardano principalmente rilievi e mappature, aerofotogrammetrici e LIDAR per ricostruzioni 3D e modelli digital twin, ispezioni, quindi di impianti industriali, fotovoltaici ed eolici, e poi svolgiamo le attività dedicate alla termografia, ovvero andiamo a rilevare le differenze di temperatura su qualsiasi tipo di superficie. Qual è il nostro metodo di lavoro? Lo possiamo suddividere in tre punti. Il primo è quello della raccolta dati drone, ovvero durante le missioni di volo immagazziniamo una mole di dati elevata che poi utilizziamo per l'attività di Big Data Analytics. In questa fase, dai nostri uffici, tramite degli appositi software, andiamo ad elaborare ed analizzare tutto quello che abbiamo rilevato durante la missione di volo e poi lo andiamo a riportare in degli appositi report con l'analisi delle anomalie riscontrate. Oltre al report mettiamo anche a disposizione la piattaforma cloud che contiene tutti una serie di dati che sono esportabili, georeferenziati e interattivi. Questi sono i principali settori nel quale siamo coinvolti e adesso ne andiamo a vedere velocemente alcuni. Il primo è quello dell'agricoltura 4.0. In questo settore noi riusciamo a monitorare lo stato di salute delle coltivazioni. Questo permette alle imprese agricole di massimizzare la produzione e allo stesso tempo di massimizzare l'utilizzo di risorse di fertilizzanti e risorse idriche. Con l'analisi degli indici di vegetazione noi quindi andiamo ad identificare quelle che sono le possibili malattie o la carenza di sostanze nutrizionali delle piante e poi con la creazione delle mappe di prescrizione queste possono essere utilizzate dalle imprese come dati di input per effettuare la semina, l'irrigazione e la concimazione a ratio variabile. Nel settore del solare riusciamo a monitorare l'intero ciclo di vita del parco fotovoltaico, quindi dalla fase di progettazione, passando per quella di costruzione, fino a quella di operation and maintenance. E proprio in questa fase noi andiamo a rilevare quelle che sono le anomalie dei moduli fotovoltaici, come ad esempio gli hotspot. Questo permette di intervenire in anticipo alle aziende appunto per effettuare le attività di riparazione e quindi massimizzare la produzione di energia dell'impianto. Nel settore dell'eolico, in questo settore riusciamo ad identificare i danni dell'intera struttura, come ad esempio lesioni e corrosioni che possono riguardare ad esempio le pale dell'intera struttura. Come sempre qui rilasciamo un report e anche nella piattaforma cloud un'analisi di quanto rilevato e diamo degli indici di severità secondo ogni anomalia riscontrata. In questo settore, quello che riguarda la conservazione e tutela del patrimonio, grazie alle tecniche di rilievo fotogrammetrico e LIDAR, riusciamo a creare dei modelli digitali 3D che ci permettono di calcolare volume, misure e profili altimetrici. Questo è l'ultimo lavoro che abbiamo svolto che riguarda il rilievo del castello medievale di Rocca Scalegna e in questa slide possiamo vedere il workflow di elaborazione del modello digitale 3D.
Point Cloud, Mesh and Textured Mesh. Successivamente, grazie all'attività di Big Data Analytics, siamo riusciti a generare quelli che sono gli output finali, quindi il DEM, l'ortofoto e il modello digitale 3D. Ci siamo velocemente gli altri settori nei quali siamo coinvolti: ispezione di ponti e viadotti, reti elettriche, ispezione delle antenne telefoniche e delle linee ferroviarie. L'ultima slide riguardano i progetti di ricerca e sviluppo, per i quali per noi sono molto importanti e fondamentali per accrescere le nostre conoscenze e competenze. Il primo riguarda il progetto Pegasus, è un progetto in agricoltura 4.0 guidato dall'Istituto Agrario di Scerni e dal CREA di Treviglio, nel quale noi andiamo a monitorare lo stato di salute delle coltivazioni. E il secondo è il progetto agrivoltaico sostenibile, un progetto voluto da Enea per implementare quelle che sono le best practices per la progettazione e costruzione dei nuovi impianti agrivoltaici. Benissimo. Ho terminato, grazie a tutti per l'attenzione. Allora, ringraziamo NetGrow.